Una radio cosmopolita che trasmette in 12 lingue, dall'arabo al bulgaro, dal russo al francese, dallo spagnolo all'italiano. È Atene International Radio, fondata per le Olimpiadi del 2004, una rivoluzione nel mondo dei media della Grecia. Athens International Radio, 104.4 FM. Tassos Mavris è un giornalista, un veterano tra i redattori della radio municipale di Atene, la prima radio privata della capitale. Dal lunedì al venerdì, dalle 2:30 alle 3 del pomeriggio, redige e legge il notiziario in italiano. Ma è la domenica il suo giorno preferito. La sera dedica ai fedelissimi di Athens International Radio un'ora di musica, quella che lui piace, rock puro e raffinato blues, miscelati con musica etnica. Nel 1987 il comune di Atene è stato il primo a dotarsi di una radio libera, andando oltre il monopolio statale. Poi nel 2004 la radio Atene 984 si è sdoppiata. In che senso si è sdoppiata? Per necessità dei giochi olimpici è stata creata un'altra radio, su un'altra frequenza, che appunto è la radio internazionale di Atene 104.4. L'idea della direzione della radio municipale fu di poter offrire ai tanti ospiti in città tutte le notizie, ma anche le semplici informazioni su quanto accadeva in quei giorni ad Atene. La radio, subito dopo i giochi olimpici e paralimpici, ha deciso, per volontà dei suoi dirigenti, ha deciso di restare, di continuare il suo lavoro, di continuare la sua sfida. In 12 lingue, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, arabo, albanese, rumeno, polacco, russo, filippino ed infine il bulgaro. Queste sono per ora le 12 lingue e presto speriamo di aggiungere anche la tredicesima. La stazione radio poi è rimasta. Sono nate amicizie. I greci hanno cominciato a scoprire i nuovi coinquilini di questa città e questi coinquilini, portando con sé la loro cultura e la loro lingua, hanno avuto il bisogno di trovare il modo di familiarizzare con la realtà greca. La radio in lingua straniera del comune di Atene fa esattamente questo, fa familiarizzare. Trasmette in molte lingue affinché gli stranieri possano mantenere un legame con la loro patria mentre imparano qualcosa della realtà greca, così come la viviamo noi che siamo nati qui. La vecchia centrale del gas della città, a pochi chilometri dal centro, è stata ristrutturata per ospitare la sede della nuova emittente. La radio è diventata un punto di riferimento culturale per tutti i nuovi ateniesi. Trasmettiamo informazioni utili così da migliorare la vita quotidiana degli immigrati. Trattiamo anche temi più importanti, come per esempio le riforme legislative che li riguardano. Dodici lingue per i programmi e quattro notiziari con diverse edizioni durante la settimana. Giornali radio in italiano, in inglese, albanese e arabo. Mi chiamo Cristina e lavoro a Radio Atene. Io sono felice per questo lavoro. Non solo perché ho faticato molto per trovarlo, per la disoccupazione che c'è, ma anche per il tipo di lavoro, che mi piace. Sono contenta che ci sia una radio che si occupa degli immigrati. Così chi si trova fuori dal proprio paese può sentire le notizie nella sua lingua, in questo caso in arabo. La radio che parla la tua lingua è lo slogan di Athens International Radio. Il nuovo impegno per i 40 tra tecnici, giornalisti e assistenti sarà il cinese, il tredicesimo idioma dei nuovi ateniesi.